Dichiarazioni forti da parte di Eva Högle, commissaria parlamentare per la difesa tedesca al Bundestag, il Parlamento di Berlino, ha accusato il sistema Germania di lentezza nei finanziamenti militari e di inadeguatezza delle forze armate. Eva Högle ha dichiarato che non è stato speso un solo euro di un fondo speciale di 100 miliardi. Beginne mal mit dem Thema Material und fasse das in den Satz zusammen. Die Bundeswehr hat von allem zu wenig und sie hat seit dem 24. Februar 2022 noch weniger. Das betrifft die Ausbildung, das betrifft die Übungen und das betrifft auch die Ausstattung im Einsatz. Lo scorso anno il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha ricevuto una standing ovation in Parlamento quando ha annunciato la fine della tradizione pacifista tedesca. La nuova politica includeva un impegno per l'obiettivo di spesa della NATO del 2% del PIL per la difesa, nonché il nuovo fondo militare speciale. La commissaria parlamentare Eva Högle ha anche messo in dubbio il raggiungimento dell'obiettivo di reclutare 203.000 soldati tedeschi entro il 2031. Le sue critiche si uniscono al coro di parlamentari e funzionari che stanno sollecitando forniture e finanziamenti più rapidi per i militari.